Let's go, ragazzi. So che molti di voi che vedranno questo video diranno Power, ma cosa fai? O molti di voi non lo vedranno proprio per il titolo. Ma quello che vi voglio dire è che voglio trasmettervi la passione che ho io per i videogiochi e per quelli che sono i videogiochi a cui gioco io. Quindi so che magari molti diranno storceranno il naso, ma voglio farvi capire proprio attraverso questo video la passione che ho io per determinati giochi, le emozioni che mi danno, il divertimento, anche se sono magari giochi single player. Voglio cercare di allargarla a tutti voi, quindi vi chiedo che se vi piace magari questo video, se vedrò tanti like, tante views, continuerò sicuramente a fare video su Dark Souls 3. Questo è un video, diciamo, molto fatto così per farvi capire quello che provo quando gioco proprio a Dark Souls, in questo caso, e lo allargherò anche ad altri giochi, quindi spero vi piacerà. Vi lascio al video, fidatevi. È divertentissimo e beh, scoprite voi perché è divertente. Ho trovato, ragazzi, uno dei boss più fighi che abbia mai visto. Cioè, non potete capire quello che è, cioè ora ve lo faccio vedere, la musica, i combattimenti, cioè ho la pelle d'oca, guardate, io ho la pelle d'oca quando gioco a questo gioco, i boss, le musiche che ci sono di sottofondo, è un'immersione totale proprio in una sfida epica, quella sfida fantasy che vengono narrate nei libri, viste nei film, è un tutt'uno, la difficoltà del fatto che comunque è un meccanismo di gioco abbastanza elementare, che con la bravura, con il timing, con le cose uno può portare all'estremo. E a me questo gioco mi piace tantissimo, dalle armature, alla storia che c'è dietro, allo scoprire i vari posti. Cioè, questa qui è una cosa opzionale che ho scoperto totalmente a random per cazzeggio. E non stavo registrando, questa è la sfortuna. E ora, qua c'è uno dei boss più fighi. Cioè, sono morto prima perché sono rimasto scioccato quando sono entrato qui dentro. E ora lo andiamo a fare. Vediamo se c'ho qualcosa di. Oh. Sopra c'erano dei nemici prima. Mettiamoci. Dark, Lightning, Fire, Dark, Bleed, Poison, Curse. Mettiamoci questo. Ok. Scusate ragazzi, ma mi sto settando l'equip per fare questo pezzo perché è abbastanza difficile. Ce l'ho la rotolata? Ok, la rotolata veloce ce l'ho. Allora. Porca troia. Raga, non gli faccio niente. Non gli faccio assolutamente niente. Che c'è scritto? Dov'è la cura? Dov'è la cura? Mamma mia, sentite che cazzo di canzone epica. Oh, fanculo. Devo uccidere. Oh Cristo, io questo non lo. Non devo morire. No, vabbè, sono troppi. Oh, ancora. No, raga, non so come fare. Sono veramente troppi. No, lì sopra. Qua c'è uno ancora più grosso. Ok. Il problema è che minano veramente forte. Se riuscissi a mettermi un altro scudo, di quelli pesanti per difendere. Madonna, sentite la canzone. La canzone è qualcosa di esageratamente figo. Ok, con calma, ce li facciamo tutti.
Fanculo. Ok, let's go, baby. Piano piano, piano piano. Try planking. Oddio, raga, non so cosa vuol dire planking attack. Vi giuro, non lo so. Cioè, ho quasi finito tutte le Estus. Planking. Google Translate. Ah, ma ce l'ho sul cellulare. Allora, il boss è là e gli ho fatto 20. Quindi ci deve essere un modo per ucciderlo. E sarà qua. Allora, traduttore. Sto cercando. Allora, ecco qua. Traduttore di Google. Ora vediamo che cosa vuol dire. Planging. Immergendo, attacco immersivo. Forse cercavi plunge, da plunge, tuffo. Che cosa c'era scritto? Mi prendi per il culo? Dai, porco due. Ma sai, ti dico, fanculo. Mori, cazzo, mori, mori! Oddio mio, l'arma mi rimbalzava sul muro. Ok, ora posso tornare indietro e andare a vedere quello che c'era scritto per terra. Comunque, quello che abbiamo letto prima vuol dire attacco in tuffo, quindi vuol dire che forse più volte cadendo in testa al drago lo possiamo killare. Pure perché facendogli 20 di danno con la spada mi è preso un attimo. Oddio, ancora nemici. Oh merda. Oh merda. Cazzo, quanto. Oh, Lang attack. Sempre questa cosa dell'attacco in tuffo. Comunque la canzone è assolutamente strafottutamente figa. La location è incredibile. Oh merda, quel coso vola. Non dovrei essere colpito qua. Oddio, me l'ha tirato giù. Oh merda. Vai, fai l'attacco qua, ti prego. Faccio. Da qua non lo posso fare l'attacco. Ok, fuori un altro. Allora, forse mi devo lanciare da questo ponte là sopra. Sì. Sai che non ce la faccio a salire. Oh, merda. Oh! Weakness head. Flanking attack. Ho capito! Oh! Oddio. Colpisci! Oddio, che figata! Oh mio Dio!
Questo è perché amo questo gioco, cazzo. Cazzo quanto amo questo gioco, e mo? Comunque, ragazzi, spero che avete capito perché amo questo gioco, perché ne sono innamorato, cioè è assurdo. Dove cazzo sono finito?